Continuano le vaccinazioni nel Vallo di Diano dopo l'aumento delle giornate di vaccinazione dei vari centri del comprensorio. I numeri sono in netta crescita. A Polla si viaggia sui 650 vaccini a settimana per i 4 comuni interessati dal Lab Don Bosco. A Caggiano, nel centro Colibrì, il ritmo è sempre lo stesso, con centinaia di inoculazioni al giorno quando è prevista la vaccinazione. Ritmo simile con 2 o 3 sedute a settimana per i centri di Sassano, Teggiano e Sala Conselina. Arrivano anche alcune critiche dagli utenti su file e mancata protezione dal freddo. A Teggiano nei giorni scorsi sono stati anche chiamati i carabinieri, ma alla fine il risultato della vaccinazione sta proseguendo a ritmo sostenuto. Ed ecco quindi anche le vaccinazioni dedicate. L'amministrazione comunale di Sanza ha promosso, con la collaborazione di Rosa Dalvano, direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, un ciclo di vaccinazioni dedicate ai cittadini sanzesi, che saranno inoculate presso il centro vaccinale di Caiazzano a Sassano. Giovedì 20 gennaio sarà la prima giornata con 300 dosi di vaccino. È necessario per questo che tutti i cittadini di Sanza non ancora vaccinati o in attesa di seconda o terza dose si prenotino presso la Protezione Civile di Sanza. Il medesimo ciclo seguirà anche la prossima settimana. Anche i cittadini di Padula potranno vaccinarsi il 22 e il 29 gennaio con giornate dedicate dalle 9 alle 13 presso il centro di Caiazzano. Per chi fosse interessato, dovrà prenotarsi a partire da domani al Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell'ASL Salerno e presso la Protezione Civile di Vallo di Diano di Padula. Per quanto riguarda invece i fragili, occorre sempre inviare attraverso il medico di base una mail all'ospedale di Polla con la segnalazione della fragilità in questione. Dal punto di vista dei contagi, sempre oltre 1500 i positivi in tutto il Vallo di Diano. Per fortuna sono davvero pochi i casi gravi.